sono molto molto contento, molto entusiasta, molto ottimista, soprattutto perché, non so se ci avete fatto caso, nelle ultime due settimane è ricominciata la caccia al grillino. Qualsiasi cosa facciamo, finiamo su tutte le pagine dei giornali, se sbagliamo un congiuntivo finiamo su Al Jazeera, su BBC. E poi qualche giorno fa è stato indagato per riciclaggio di denaro sporco dei Casalesi, un nostro ex collega che ora è parlamentare europeo di Forza Italia, Salvatore Sciku, che pare abbia riciclato denaro sporco dei Casalesi in Sardegna, ma nessuno dice nulla, no? Invece la caccia al grillino, sbagliamo qualsiasi cosa, no? È tutta colpa nostra, è tutta colpa di Grillo. Io dico, se c'è qualche persona qui questa sera che è la prima volta che partecipa a un'attività del movimento, che legge le pagine dei giornali o vede la TV e vede con quale accanimento loro si accaniscono davvero contro di noi, non vi viene in mente il fatto che se un intero sistema mediatico, politico, lobbistico, industriale che ci ha distrutto la vita ce l'ha così tanto con noi, evidentemente siamo sulla strada giusta? Non vi viene in mente questa cosa? Lo dico soprattutto ai detrattori, alle persone che si lamentano della politica, però ascoltano esatto i peggiori insulti nei nostri confronti. Un tempo la mafia ti faceva fuori con la lupara, no? Una bella pistolettata e via, morto. Oggi utilizza il sistema mediatico. Io quest'estate sono finito davvero in mezzo alla macchina del fango, mi hanno descritto come un terrorista, un bombarolo, soltanto perché avevo detto che bisogna analizzare le cause del terrorismo. E quello che hanno... Guardate, sono stato malissimo quest'estate. Cioè, mi hanno fatto proprio male, a me e alla mia famiglia. Non scivola sempre tutto addosso. Cioè, ti provano ad uccidere in questo modo. Solo che o ce la fanno oppure ti rafforzano. E francamente continuano a rafforzarci. Non hanno capito, ci odiano soprattutto da Italia 5 Stelle, perché qualcuno pensava, no, che sarebbe andata male, invece è andata alla grande, lì c'era l'Italia più bella, la stessa Italia che c'è stasera qui, questa è la Sicilia più bella, la Sicilia che viene davanti a Palazzo dei Normanni e alla fine di questa manifestazione raccoglie i mozziconi, lascia questa piazza più pulita di come l'ha trovata, c'è una condivisione incredibile, la raccolta firme in questi gazebo, centinaia di volontari che lavorano come disgraziati, questa è l'Italia più bella, dobbiamo essere orgogliosi di sentirci italiani e orgogliosi di far parte di questo movimento, che è appunto un mezzo per far sì che dei cittadini normali possano entrare nelle istituzioni che è il Movimento 5 Stelle. Gli abbiamo fatto di nuovo paura durante Italia 5 Stelle, hanno avuto di nuovo paura di quella massa incredibile di persone informate come non mai, un risultato incredibile che abbiamo raggiunto come movimento, milioni di cittadini oggi che ascoltano notizie in televisione o leggono prime pagine dei giornali non ci credono più. Vi rendete conto che questo è un risultato incredibile? Chissà quante menzogne ci hanno detto negli ultimi 30 anni, ma oggi riusciamo tra di noi, facendo rete e condivisioni, a smentirle. E poi ci odiano anche perché abbiamo detto che rivogliamo la sovranità monetaria, ci odiano perché non ci pieghiamo anche agli interessi dei nordamericani, orgogliosamente diciamo no al MUOS qui in Sicilia, orgogliosamente. Perché essere, lo dissi a San Giovanni, lo dissi anche al Circo Massimo, essere alleati degli Stati Uniti non significa essere sudditi. Qua abbiamo sempre abbassato la testa nei confronti dei nordamericani e dalla Sicilia a Roma, alla Valle d'Aosta non la abbassiamo più e rivogliamo la nostra moneta e vogliamo essere sovrani sotto tutti i punti di vista. Io qualche anno fa lavoravo in Guatemala nelle comunità indigene. E ci siamo resi conto che il dramma della povertà sono gli intermediari, in America Latina li chiamano coyotes, sono quelli che vanno da dei contadini, si mettono d'accordo tra intermediari, tra compratori, comprano a pochissimo il mais, le banane, i fagioli, a pochissimo, e fanno cartello tra di loro, per cui costringono i contadini a vendere a un prezzo bassissimo e poi rivendono a un prezzo altissimo al consumatore finale che o compra mais e fagioli o muore di fame. Cioè, intermediare... Come? Esatto, intermediare, se ci pensiamo, è sempre un modo di esercizio del potere. Gli intermediari detengono un potere. Il Movimento 5 Stelle, se qualcuno ancora non l'ha capito, nasce essenzialmente per questo, per rompere con gli intermediari, per rompere dal punto di vista politico. Non abbiamo più bisogno dei partiti, perché i partiti fanno sì che chi sta lì dentro, io Crocetta non lo conosco, magari sarà pure una brava persona, non lo so, ma se è arrivato lì, no, ok, ma se è arrivato lì,
significa che è sceso a patti anche col malaffare, a patti ha fatto compromessi con diversi delinquenti, e quando arriva lassù lui pensa di avere le mani legate, ma non ce le mani libere, ma non ce le ha delle mani legate, e deve sempre ridare in cambio qualcosa, cosa che sta facendo con Renzi adesso sulle trivellazioni. E questo è il meccanismo, rompere con gli intermediari. Io sono entrato in Parlamento 2 anni fa, all'inizio avevamo paura, pensavamo che non saremmo stati all'altezza, vedevamo, no, questi Gesù Cristi, Renzi in televisione, Berlusconi, Franceschini, Brunetta, e pensavamo che fossero persone straordinarie, invece anche culturalmente valgono poco, i cittadini informati, organizzati sono migliori di loro. E io sono entrato in Parlamento spendendo 140 euro di campagna elettorale, è tutta lì la rivoluzione. Magari avremmo sbagliato qualche volta, qualche errore, avremmo commesso, abbiamo sbagliato a votare qualcosa, non lo so, nessuno ci ha mai criticato su un voto, ma nessuno mai ci ha detto come votare, mai nessuno, perché abbiamo rotto con quell'intermediazione che appunto è il sistema partitico, e gli intermediari sono gli stessi che appunto gestiscono poi l'alimentazione qui in Sicilia, e la Sicilia deve campare esclusivamente di quello che produce, produrre quel che si mangia e mangiare quel che si produce, la sovranità alimentare che è differente dalla sicurezza alimentare. E abbiamo rotto anche, e per questo ci odiano, il sistema informativo ci odia per questo, abbiamo rotto con l'intermediazione mediatica, ora ci sono decine, centinaia, perché siamo tanti anche stasera, di cellulari, di macchine fotografiche, e stanno riprendendo quello che diciamo, riprendono i banchetti, le nostre discussioni, e queste informazioni finiranno in rete e saranno fruibili in rete in eterno, senza l'intermediazione, senza un media che, come dire, manipola un messaggio. È questa la cosa straordinaria del movimento. E sovranità monetaria, riprenderci una moneta nostra, riprenderci una banca nostra, riprenderci una compagnia aerea nostra, perché è impossibile che in Baviera ci siano più turisti che in Sicilia. Questa è una delle terre più belle del mondo, normanni, arabi, colonizzazione, ricchezza francese, spagnola. Come? Pane. Non ho capito. Pane? Il pane? Pane, sì. Ah, il mare! Scusa, il mare? Assolutamente sì. Vi fate il bagno il 20 di dicembre, voi qui, incredibile. A Mondello una volta sono andato, ed era un lunedì d'ottobre, che dico, fammi andare a vedere la spiaggia, non ci sarà nessuno lunedì d'ottobre, erano dei stabilimenti, paste al forno incredibili, ombrellate, che l'hanno mai viste queste cose, cioè questa è la ricchezza nostra. E una cosa, lo dico soprattutto agli attivisti, noi siamo arrivati a vincere elezioni politiche grazie essenzialmente all'accoglienza, alle parole, nessuno deve rimanere indietro, ogni tanto noto che qualche attivista, non tutti, proprio perché noi siamo informati, quasi ce la prendiamo con chi vota il PD, vota Forza Italia, li aggrediamo. Guardate che tutti noi un tempo votavamo quelle indecenti partiti, qua c'è gente che ha votato Berlusconi, che ha votato il PD, io lo votai una volta Veltroni, poi ho capito, poi mi sono disintossicato, poi ho chiesto scusa a Santa Rosalia, tutto. Ma tutti noi un tempo credevamo alle loro menzogne, pensavamo, ecco, che PD e PDL si litigassero sul serio, come oggi qualcuno crede veramente che la Camusso e Renzi siano nemici, qualcuno ci crede ancora, sono la stessa pasta, la stessa pasta. Non abbiamo, qui c'è un popolo che non ha più l'anello al naso, che non crede più, che si informa, che ha il dubbio, che sa che il dubbio è rivoluzionario, però noi dobbiamo essere accoglienti nei confronti di quelli che ancora, diciamo, non hanno preso coscienza, no? Ancora credono alle balle delle televisioni, ancora credono su un titolo di giornale, no? Libero scrisse che ero pronto a farmi saltare in aria nella metropolitana di Roma, l'hanno scritto, nella metropolitana C, a parte che prima che finisca la metropolitana C, Marino, tra l'altro dovremmo replicare questo no Crocetta Dei a Roma su un Marino, perché è un altro che veramente va mandato a casa, però tante persone non ci credono più, però noi dobbiamo aiutarle queste persone che ancora ci credono, essere accoglienti, fargli vedere un video che facciamo su internet, guardate che i video che pubblichiamo vengono visti da centinaia di migliaia di persone, di più dei lettori dei giornali, il mondo sta cambiando, in America si vede più YouTube della televisione, aggrediamo la rete ancora di più, cioè veramente noi abbiamo insieme un potere immenso, poi se non li compriamo più i giornali, se spegniamo la televisione, che è veramente un gesto rivoluzionario, impazziscono, li tocchi sulla carta viva che sono i quattrini, loro ci odiano perché li tocchiamo sulla carne viva che sono i soldi, seguite i soldi, diceva Falcone, capirete tutto, loro seguono i soldi e noi restituiamo i soldi, per quello ci odiano, in Parlamento ci odiano perché restituiamo i soldi.
Perché gli diamo un esempio e loro sanno che presto o tardi anche loro dovranno tagliarsi gli stipendi, e questa cosa li manda al manicomio, dover rinunciare ai quattrini nostri. Ma impazziscono su questo. Cerchiamo di essere accoglienti con chi non la pensa ancora come noi, o pensa di non pensarla come la pensiamo noi. Perché la maggior parte dei cittadini italiani, che sono un popolo straordinario, e la maggior parte sono un popolo onesto, sono del Movimento 5 Stelle, ma ancora non lo sanno. Grazie a tutti! Viva la Sicilia libera, via Crocetta, no al MUOS, no alla mafia, e sì ai cittadini che si fanno istituzione. Grazie a tutti. Grazie.